Oggi abbiamo esplorato un tema molto importante che sono i servizi di remote care. Perché abbiamo deciso di parlare in un incontro, in un evento di questo tipo, di questa tematica? Perché in qualche maniera raccoglie un assieme di elementi che permettono di portare sul mercato il valore di WIT. In che senso? Nel senso che quando parliamo di prestazioni sanitarie a pazienti a domicilio, è molto molto importante che le tecnologie che supportano l'erogazione di questi servizi siano sempre disponibili. Quindi in questa maniera abbiamo indirizzato il posizionamento di WIT rispetto al fatto che questi sistemi devono essere sempre disponibili, uptime, e quindi in qualche maniera permettere l'erogazione dei servizi in una finestra H24. L'altro tema altrettanto importante è quello della data sovereignty. Cosa intendo? I dati che vengono gestiti di questi pazienti non possono essere, a nostro avviso, ospitati su un cloud generico, su un cloud dove non si ha una conoscenza cristallina di dove stanno quelle informazioni. Come sappiamo, WIT si propone al mercato come digital enabler e attraverso i propri data center, i propri asset proprietari sul perimetro europeo, è in grado di ospitare queste soluzioni in un contesto di private cloud.